Cesare Pascarella ambienta la sua scoperta dell'America in una tipica osteria romana, nella quale un popolano dei suoi tempi, certo Righetto, narra al suo amico Meo d'Ercacchio e altri compagni di bevute la storia dell'impresa di Colombo, nell'interpretazione di Carlo Chionne. Ma che dici? Ma leva mano, leva! Ma prima sai che lui l'avesse trovo. Ma sai da quanto tempo lo sapeva? Che al monno c'era pure il monno nuovo. E siccome la gente ci rideva, lui sai che fece un giorno? Prese un ovo. E lì in presenza chi non ci credeva gli fece dice, adesso ve lo provo. E lì davanti a tutti, zitto zitto, prese quell'ovo. E senza complimenti, paffet, glielo fece regge dritto. E nel vedere quell'uovo dritto in piede, pure le più contrarie e più scontenti, San Marco, c'è come in giorno crede. C'è come in giorno crede, sì signora, ma al solito a sto porco de paese si forse trova appoggio per le spese della scoperta. Gli tocco andare fuori. E siccome a quel tempo lì da allora regnava il re di Spagna portoghese, andiate in Portogallo e lì gli chiese di potergli parlare per un quarto d'ora. Gli fece una parlata un po' generica. E poi gli disse, io avrebbe l'intenzione, se lei mi aiuta, di scoprire l'America. Eh? Fece re, che era nome esperto. Sì, mi aiuto, ma non per fare eccezione. Ma st'America c'è, ne siete certo? Ah, fece lui, mi faccio meraviglia, che un uomo come lei può dubitarlo. Allora lei vuol dire che lei mi piglia per uno che viene qui per imbrogliarlo. No, signora maestà. Lei si consiglia con qualunque sia il caso di spiegarlo e lei vedrà che il mondo risomiglia come lei me l'insegna a Portogallo e basta averci un filo di capoccia per capire che dovunque parte taglia lei trova tanto sugo e tanta coccia. E il mondo che cos'è? Lo stesso affare, lei va di dove vuole che non si sbaglia, lei trova tanto terra e tanto mare. Gli è capacito a sto ragionamento? Sicuro, fece re, mi piace assai. E vede, gli dirò che st'argomento ancora non l'avevo inteso mai, però dice, riguarda il compimento dell'impresa, siccome, casomai, ma abbi pazienza, fermate un momento, ma ste fregnacce tu, come le sai? Le so, perché ho buona memoria. Già, te ci sei trovato, ma le so perché l'ho letta nella storia romana. È naturale, nella storia più grande e più magnifica che sarebbe il Gran Libro Universale, che l'altri libri, no per dirne male, non contrasto, saranno cose buone, ma l'ultimo so tutti tale quale. Leggi, leggi e che leggi, è un'invenzione, ma invece con la storia universale non c'è da farci manco il paragone, che lì ci trovi scritto il naturale dei fatti di tutte le persone. Vedi noi, mo non stiamo all'osteria, non stiamo a far bardoria, non ci si pensa, stiamo all'osteria. Ma invece stiamo tutti nella storia e per questo mi ha sempre soddisfatto, perché in qualunque storia che uno piglia, tu non leggi una storia, leggi un fatto. Basta dunque, per far breve il discorso. Vabbè, gli fece re, quel che ho promesso lo mantengo, ma dice, ve confesso, che io non ci vorrebbe aver rimorso. Per cui sta a fare qui, ad a far su corso. Perché io si governassi da me stesso, che c'entra? Vi direbbe, andate adesso. Ma allora fece lui, cocchio discorso. Ma voi chi siete, re o un particolare? Ah, per essere re, so re. Non c'è questione. Ma mica posso fare quel che mi pare. Vuol dire che voi portate i registri delle spese. L'esatta relazione che vi farò parlare con i ministri. E i ministri. De qualunque stato, sono stati sempre tutti de una setta. Irre orre te porte non barchetta e te fanno contento e coglionato. E così lui ci si trova incastrato, a dovegli per forza dagli retta. Gli fecero la solita scoletta, da Erode lo mannavano a Pilato. E invece de venia una decisione. Sa, gli fecero, senza complimenti, qui bisogna formare una commissione. Lei andrà a spiegare di che si tratta e dice quando loro sono contenti ritorni pure, che la cosa è fatta. E già che ho fatto 30, fece quello, beh, dice, che vuoi fare? Famo 31, ci andiamo. E si trovò in mezzo al riduno di gente
che Dio salve te fratello, lo tenevano lì come zimbello, li interrogorono tutti, uno per uno, poi fecero dice, salvo ognuno, ma questo si è svoltato del cervello. Lui parlava e manco lo sentivano, e più lui si ammazzava per scoprirla, e più quell'altro gliela ricoprivano. Ma lì, secondo me, negli segreti di quel complotto lì, ma manca a dirla, c'era sotto la mano degli preti, oh, che mettetelo in testa, che il pretaccio è stato sempre lui, sempre lo stesso. Il prete è stato sempre quello maccio, nemico della patria e del progresso. E in quei tempi poi, sì, un poveraccio, se fosse Dio ne scampi compromesso, lo schiaffavano sotto catenaccio. E quel che era successo, e sì, poi inventavano invenzioni. Le davano per Cristo la tortura nel tribunale dell'Inquisizione e una volta lì dentro, salvo ognuno, la potevi tenere più che sicura di fare la fine di Giordano Bruno. E defatti lui si è messo in diffidenza e fece, dice, qui per vicinato si sente un po' di puzza di bruciato, ma fresca, dice, qui ci vuole prudenza. Defatti tornò su da Sua Eccellenza e gli fece, beh, cosa hanno combinato? E dice, sa, l'affare è un po' impicciato, ripassi un'altra volta, abbi pazienza. Ma lui pensò, ma qui giocano a palla, ma qui mi vanno a mettere nel canestro, ma sai che nuova c'è? Meglio piantarla. La voleva piantare, ma una mattina, indovineci un po', ogni via e l'estro le voleva andare a parlare con la regina. E lì, defatti, come si trovarono assieme, lui gli fece, sa, mi pare che dice, è meglio dire le cose chiare. Tanti galli a cantare, non si fai mai giorno. Ci passo, ci rivado, ci ritorno, gli dico, dunque, beh, per quell'affare. Quale mi fa? Ah, quel gran viaggio de mare. Potrebbe ripassarci un altro giorno. Ma che crede che ci hanno fatti pochi di questi viaggi? Per cui dico, che famo? Dico, Sacra Maestà, famo li giochi. Dunque, lo dica pure a suo marito, se mi ci vuoi mannà, che combiniamo? Se no, vada a provare in qualche altro sito, che qui, fra re, ministri, baricelli, sapienti, dice, è inutile a parlarne, per cui sa, meridia i giocarelli che fottela. Ma, mi scusi le domande, fece lei, che vuoi? E tre navicelli, e ognuno puta caso quanto grande. Fece lui. Sul genere di quelli che portano il marsala ripagrano. Va bene, fece lei, vi sia concesso, capisci siccome, gli venne bene che glieli fece da quel giorno stesso. E lui, sortita appena da palazzo, prese l'omini, sciolse le catene e andò in alto mare, come un razzo! Passa un giorno, due, tre, una settimana, passa un mese che già stava in ammollo. Guarda, riguarda, hai voglia slungar collo, l'America era sempre più lontana. Ogni tanto veniva una buriana, lampi, fulmini giù a rottate collo, e di qui si va tutti a scapicollo. E dopo una giornata sana di tempesta, l'aria schiariva, l'aria scottava che pareva un forno, a respirare. Se respirava il fuoco e come che rialzavano la testa quelli avanti passava un altro giorno patapum fete giù un'altra tempesta e l'hai da sentire da chi c'è stato si chiede una tempesta e sono momenti che caro amico quando che li senti rimani a bocca aperta senza fiato che lì quando che il mare si è infuriato tra mezzo alla battaglia degli venti, se lui te può agguantare i bastimenti, te li spacca così, come un granato. Col mare ci sa da ruga poco, già poi dico non serve a dubitarlo, ma l'acqua è peggio, assai peggio del fuoco. Perché col fuoco tu, se te ci sforzi con le pompe, ci arrivi tu a smorzarlo, ma l'acqua, dimmi un po', con che la smorzi? Eppure il mare, eh? Il mare, quando è bello, che vedi quell'azzurro di Turchino, che te ci sdrai lungo lì vicino, ti s'apre il cuore come uno sportello. Che delizia! Senti quel ventarello,
salato, quel freschetto fino fino dell'onne che le muove il ponentino che pare stiano a fa' a Nesconnarello. Eppure, sotto tutto quel celeste, ma dico, dimmi un po', chi lo direbbe che ci sono sotto le tempeste? E così uno, finché non c'è salvezza, mica, ma che te credi che lui ci capirebbe? Sì, fino dove arriva la grandezza. Che lì, mica te giova essere sapiente, non giova invece testo ritintiva, cormare, se non c'ha immaginativa, te l'immagini sempre differente. Che lì tu hai da riflettere con la mente, che quello che tu vedi dalla riva, lontano, sin che l'occhio te ci arriva, te pare chissà cosa. E invece niente, che lì puoi camminare quanto te pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliaia d'ora, dove che il cielo te pare finito, invece arrivi lì, comincia allora. E figurate quelli che ci stavano, figurate che straccio d'allegria, avanti sempre, avanti, tribolavano. E l'America, sì, vattela pia. Oh, dico, e poi con tante bocche che magnavano, magna magna, se sa per quanto sia, le provviste, più stava e più calavano. Per cui qui dice, è meglio venire via, e de fatti capischi, un po' per volta cominciavano a dire, ma dove andiamo? Ma sta accidente qui, dove ci porta? E a botta, al fine venne il giorno che fecero, per Cristo, ma che famo? Gli andiedero davanti. E gli parlorno. E gli fecero, dice, ci dispiace di dirglielo davanti, ma qui chi più chi meno a tutti quanti, sta buggerata qui, poco ci piace. Per cui lei pure fatevi capace, qui non ci sono né angeli né santi, qui ogni giorno di più che se va avanti, se va dalla padella nella brace, avanti, avanti! E so parole belle, ma qui non ci sono tanti sacramenti, caro lei, qui si tratta della pelle. Già speriamo che lei sia persuasa, se no dice, non faccia complimenti, lei va di pure, ma noi torniamo a casa. Ah, fece lui. Se avevi questa intenzione, potevi far de meno de far viaggio. Rifletteci al momento dell'ingaggio, no mo che stiamo qui in agitazione. E che non si sa che quando uno si espone ha da sta col vantaggio e lo svantaggio. Almeno così fa chi c'è il coraggio. E glielo disse bene, e con ragione. Perché quando uno, caro mio, si vanta d'essere uomo d'onore, quando ha dato la parola, deve essere sacrosanta e sia lunga la strada, o brutta bella, magari a Cristo da morire ammazzato, ma la parola sua deve essere quella. Ma d'altra parte, quelli sciurcinati, eppure loro bisogna compatirli, lì, soli, in mezzo al mare, abbandonati. Se dice presto, rimani tranquilli. E capisco, dici te. Ci siete andati, dunque è inutile fare tutti questi intrilli. Ma dico, dimmi un po', dove erano arrivati? Ma che facevano lì? Qui sta il Busilli. Il Busilli. Ogni giorno era come il giorno appresso. Oggi era brutto. Speravi domani. Ti svegliavi domani era lo stesso. E senza mai sapere dove uno andasse, Cristo Gesù Maria. Manco li cani! Deve essere stato un gran brutto trovasse. E io nella mia piccola ignoranza mi ci investo, fa tutto quel cammino, arriva in alto mare, arriva insino a quello straccio di distanza e vedette la morte in lontananza. Volè vive e sentite lì vicino nelle orecchie la voce del destino che ti dice lassate ogni speranza. Ma pensa quel che deve aver sofferto quell'uomo, immassimato con quel pensiero di la terra c'è, sì, ne so certo. E lì, sul punto d'esserci arrivato, esso certo per Cristo che era vero, e dove di? Vabbè, mi sono sbagliato. Ma lui, quanto sia, già c'era avvezzo a parlare per convincere le persone. Gli fece dice, andiamo con le buone, venite qua, spaccamo il male in mezzo. È vero, sì, si tribola da un pezzo. Per cui, per risolvere questa questione,
Ma non c'è altro che fa una convenzione, che a me mi pare che sia l'unico mezzo. Che noi, pantri 2 giorni, se va avanti, e si poi proprio, proprio non c'è niente, se retrocede indietro tutti quanti, ve capacita. E quelli ci pensorno. Beh, dice, so 2 giorni solamente. Beh, gli fecero, andiamo e seguitor. Ma lui capisci, lui la pensò fina. Lui si era fatto già gli esperimenti e dal modo che agivano gli venti, lui capì che la terra era vicina, per cui gli fece, intanto si cammina. Beh, dunque dice, famoli contenti, che tanto qui si tratta dei momenti. De fatti, come venne la mattina, terra, terra, per Cristo! E tutti quanti ridevano, piagnevano, zompavano, terra, terra, per Cristo! Avanti, avanti! E lì, ai pericoli passati, chi ci pensava più? S'abbraccicavano, si baciavano e c'erano arrivati. Amo che grazie a Dio siamo arrivati. A bracioletta, portaci da bere. Dì un po', ma quanti ne avevi già portati? 7 e 3 fanno 10. Anino, beve, bevete, sarà pia. Queste frascati, come vi è se ne va. Che roba greve. Dunque, dove eravamo restati? Che niente ci volessimo ribeve. Amo non comincia che non c'è voglia, domani. Ma de che dai, stasera te possi ammazzate, sei in gran boia. E già, se tu facevi l'avvocato, sa quanti ne finivano in galera. Dunque, sbrigati su, fate uscire fiato. Dunque, come finì? Finì benone, finì. Che quando tutto era finito, si cominciò a formare come un partito che gli voleva fare l'opposizione. Gli dicevano, sì, avete ragione, non c'è niente che dire, siete istruito. È l'America, sì, non c'è questione. Ma se poi invece fosse un altro sito? Ma lui li messe con le spalle al muro, gli fece, dice, ah sì? Ne dubitate? Mi dispiace, ma io ne so sicuro. Oh, vuol dire che poi se voi non ci credete, domani presto, al primo che incontrate, andategliela di e sentirete. Quelli puntuali, appena giorno, che ci si cominciava appena vede, se ne andiedero. E come che sbarcorno, non sapevano dove metter piede. Defatti, appena scenti, si trovarono davanti a una foresta da non crede. E che vuoi vedere per Cristo? Lo stravede. Te basta di che lì, in quella foresta, capischi? Le piantine dei cicoria gli arrivavano qui, sopra la testa. E quelli, già si sa, sono siti barbari. Ma tu invece de ride, pia la storia e poi vemmo a dire che sì che sono l'alberi. Che lì l'alberi, amico, o callo gelo, beh, quelli dagli secoli passati, da che domine Dio ce l'ha piantati, sono rimasti a così, eh. Questo è Vangelo. E lì cammini sempre in mezzo a un velo d'un cianfruglio di rami intorcinati con altri rami che te sono arrivati che le punte per Dio sfondano il cielo. E l'erba, l'erba sta intrecciata così stretta che una persona lì si va davanti, bisogna che la rompe con l'accetta, e poi che rompi, sì, ne rompi 1 metro, ma all'ultimo bisogna che la pianti, perché lì fa un passo avanti e scende dietro. E poi non serve a dirle tutte quante. La grande difficoltà di quella selva è che lì, fra mezzo a quelle piante, ogni passo che fai trovi una berba. E lì ce ne trovi tante. Come stessero dentro una riserva e ci bazzica pure l'eliofante, che sarebbe il pulcin della Minerva. E che panna lì, bisogna esserci pratico, perché poi quando meno te l'aspetti, c'è il caso di incontrare l'uomo selvatico e quello è peggio assai degli leoni, e quello te se magna a cinichetti e te se magna con tutti i canzoni. E quelli gli successe questa. Che mentre lì, fra mezzo al villutello così arto, per entrare nella foresta rompevano i rami col coltello,
Vedere un fregno buffo con una testa dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo nudo, con una cresta tutta formata di penne d'uccello. Se fermorono, se fecero coraggio. A quell'uomo! Gli fecero, chi siete? Dice, chi ho da essere? E son selvaggio. Ma a voi altri qua giù, chi ve ci mando? Fece, voi lo saperete quando vedremo il vostro re che ve comanda. E quella allora gli fece il piacere di portarli dal re, che era un sultano vestito tutto d'oro con cimiere de penne, che pareva un musulmano. E quelli allora con buone maniere dice, sa, noi venire da lontano, per cui dice, vorremmo sapere se lei siete o non siete americano. Che dite? Fece lui, de dove siamo? Siamo noi qui. Ma come sono chiamati sti posti? Dice, noi non lo sapevamo. Ah, vedi in che modo procedevano. Te basta dire che lì c'erano nati, in America, e manco lo sapevano. E figurati allora tutti quelli. Nel vederli così senza malizia, gli cominciarono a dire, famo amicizia, viva la libertà, siamo fratelli. Ma intanto l'altri sulle navicelli che avevano sentito la notizia capirono che la cosa era propizia e sbarcarono tutti giù dalle vascelle. E quell'altri gli sbattevano le mani e quelli già, si sa, a buona fede, dice, vedevano che ci abboccavano e per cui, dice, gli davano la guazza e dice, figurate come li trattavano. Li trattavano come ragazzini, gli davano due pezzi di specchietti, una manciata di Puglia, due pezzetti di vetro, un astuccetto di cirini e gli dicevano: vuoi comprare? Come sono carini! Voler contrattambiare con i nostri oggetti. E tutti quanti quelli poveretti gli davano lo spillo, gli orecchini. Figurate, ci fecero la mozza che lì le ceste d'oro così arte. Le portavano via con la barozza. E mi fai ridere, come glieli davano quando mi dici che laggiù lì i quattrini da quelle parti non li circolavano? Perché il selvaggio, lui, core mio bello, non c'ha quattrini e manco gli dispiace che lì il commercio è come un girarello, capisci siccom'è? Fatte capace, io sono selvaggio e mi serve un cappello, io c'ho un abito, so che a te ti piace. Io te do questo, adesso dammi quello, sbarattiamo la roba e stiamo pace. E così per i generi più fini, e così per la roba signorile, ma loro non ce l'hanno i quattrini. E invece noi, che siamo una famiglia, di una razza, di gente più civile, ce l'abbiamo. E il governo, se li piglia. Ma lì non ci sono tasse. E le persone agiscono secondo il naturale. Lì non ci trovi tanta distinzione. Ogni selvaggio che vedi è nome uguale. Che dichi? Che non c'hanno l'istruzione. Ma intanto so decore e so reale. E tu, finché li tratti con le buone, non c'è caso che lui ti faccia male. Vuol dire che se ci fai la conoscenza, che quelli ti spalancano le braccia, tu non gli hai da fare una prepotenza. Se quello ti ha fatto le carezze e invece tu gli dai le carci in faccia. Se sa, quello risponde con le frezze. E così finì lì, che venne il giorno che quelli cominciarono a andare a cattaccia. E quell'altro gli diedero la caccia. E venne il giorno che ce l'acchiapporono. E quelli seguitavano, gli ridevano in faccia. E quelli, se sa allora com'è, gliela cantorno, dice, oh, lasciamo perdere le selvagge, perché sennò qui... Mannaggia la miseria, una volta l'altra qui nasce una strage. E quelli invece seguitavano. E allora diventò una cosa seria. Perché le donne poi, quelle, ci stavano. E il bianco già laggiù ci fa furore e dice che se lui ce l'incoraggia, bisogna vedere lei come si sgaggia quando ci si può mettere a fare l'amore. Che dichi? È la questione del colore. Ma vedi, il bianco lui, se
si na selvaggia, capisci? Dio ne liberi l'assaggia, non te lo lascia più fino a che muore. E mica ci sarebbe tanto male. La gran difficoltà è che c'ha il difetto. De nasce con quel porco naturale che come vede l'erba ci si intrufola e quando vi è la notte che va a letto puzza un po' dell'odore della bufala. Però capisci, o bufala o vaccina, da quelle parti lì se c'è famiglia, quando che puta caso c'è una figlia, trovi subito chi se la combina. Qui invece tu puoi averci una regina che a tempe voglia fa l'occhi de triglia, ma prima di trovare chi se la piglia, ma da tastarne almeno una ventina. Lì invece per sposarsele le pregano. Mica è come l'epoca presente che vedi le ragazze che se sprechano. Che lì li servaggi, o belli o brutti, appena che l'età gliela consente, da quelle parti lì sposano tutti. Ma perché? Ma perché lì non c'è impostura? Lì, quando che il servaggio è innamorato, che lui decide di cambiare stato, lo cambia, con la legge di natura. Da noi invece, le carte, la scrittura, il municipio, il sindaco, il curato, il matrimonio l'hanno congegnato, che quando lo vuoi fa, mette paura. E dove lassi poi l'altri pasticci, del notaro, la dote e il patrimonio, se invece non ci fossero sti impicci. Ma che te credi che ci si penserebbe se al mondo non ci fosse il matrimonio? Ma sai si quanta gente sposerebbe? Basta dunque, laggiù finiva male. Quelli gli seguitavano da sotto, quell'altri allora dice, cominciarono le liti, è naturale, e cominciava a volare qualche cazzotto e le cose poi arrivavano a un punto tale che l'esco e presto fecero un comprotto. E qui prima che schioppa il temporale, qui dice è meglio assai de fafagotto. De fatti, senza tanti complimenti, s'agguantorno più roba che potevano, la caricorno sui bastimenti, spalancorno le vele in faccia al vento, tanto ormai la strada la sapevano, e ritornorno a casa in un momento. È quello che successe nel ritorno. Per quanto che uno c'ha immaginazione, come ci vuoi arrivare con la ragione a capire quel che fu quando sbarcorno? Figurate come ci restorno tutte quelle migliaia di persone quando videro quella processione di tutto quanto quello che portorno. Servaggi incatenati, pappagalli, scimmie africane, leoni, leofanti, pezzi d'oro così che per portarli li avevano da mettere nel caretto, le perle, i rubini, i brillanti, li portavano dentro al fazzoletto. E lui, lui fu accorto peggio del sovrano. I re, gli imperatori, le regine, te dico, gli baciavano la mano, le feste non avevano mai fine. E dappertutto quanto il mondo sano, fino al fine dell'ultimo confine, onori, feste, e dopo, piano piano, cominciarono i triboli e le spine. Che gli invidiosi, che per Cristo vivono de veleno, nel vede uno che arriva fa quello che loro non ci arrivano, incominciarono come i serpenti, mentre che lui nemmanco li capiva, a intorcinarlo con i tradimenti. E lui, quello che aveva superato ridendo li più boia tradimenti del mare, della terra, degli venti, con l'uomo, ci rimase massacrato. E lui che t'aveva straportato li sacchi pieni d'oro a bastimenti, fu ridotto a girar per i conventi col figlio in braccio, come un affamato. E re, che lo riposi in ammazzarlo dove sta. Ma come? Dopo tanto, tanto bene che aveva ricevuto per straziarlo, con l'antri boia ci faceva gara. E dopo avergli messo le catene, lo volle far rinchiude alla sinara. Ma come?
Ma dopo tanto, tanto bene, che avresti da baciare dove cammino e invece mi fai mettere le catene. Mi tratti come fossi un assassino. E tu sei Gasperone, Spadolino. O che ci avrai per Cristo nelle vene? Il sangue delle tigri? Delle iene? O che ci avrai nel cuore? Il travertino? Ma come? Dopo tutto quel che ho fatto, che t'ho scoperto un monne e te l'ho dato, e mo mi fai passare pure per matto? Ma sarei matto te, brutto impostore, vassallo, porco, vile e scellerato, via de fora, che mi te magna il cuore. Così gli avrebbe detto a quell'ingrato. E quello invece, quello che era un santo, rimase fermo lì, col cuore sfranto, senza uno che l'avesse consolato. E quelli che gli erano rubato la scoperta, l'onore, tutto quanto, non gli diedero pace, infino a tanto che loro non lo videro schiantato. L'uomo tra le grinfie del destino diventa tale quale un giocarello che ti capita a mano al ragazzino, oh, che può essere più bello che ci sia, ma quando ci ha giocato un tantinello che fa? Lo rompe e poi lo butta via. E poi siamo sul solito argomento che hai voglia fa, ma l'uomo è sempre quello, può mutare i tempi, ma il cervello dell'omaccio c'ha sempre un sentimento. Ma guarda, se c'è un uomo di talento, quando è vivo, invece di tenerlo sull'altare, lo porta in armacello. Dopo muore e gli fanno il monumento. Ma quando è vivo non lo fate piagne e non gli fate nacidiglie il cuore, lassate gli sassi alle montagne. Tanto la cosa è chiara e manifesta. Il monumento serve per chi muore, il monumento serve per chi resta. Basta, adesso beviamo un goccetto, che questo ci rimette in allegria. Ah, questo te ne puoi scolare anche a retto, che questo mica dice una bugia. E poi del resto io l'ho sempre detto, che se al mondo non c'è filosofia, la vita te lo puoi tenere lo stretto, la vita che diventa? Un'agonia. Il mondo è brutto, si capisce, il mondo è brutto, ma giù bevemosene un goccetto. Oh, ma che fai, non te lo beve tutto? Vacci piano. Ma piuttosto te bevi a sta maniera. Ma dico, dimmi un po' se tu lo sai, Cristoforo Colombo, lui de dov'era? De dov'era? Lo vedi com'è il mondo? Quando era vivo che era un disgraziato, se può dire che nessuno ci ha badato. E adesso che non c'è più, tutti lo vanno. Ma ne fa niente, ma intanto te rispondo. I francesi ci avevano provato, e però se loro non se lo sono rubato è perché, caro mio, proprio non ponno. E poi quelli sono sempre del paese. E tutto poi perché? Per la gran boria de poter dire che quello era francese. Ma la storia di tutto il mondo sano, la storia per Cristo, è sempre storia. Cristoforo Colombo era italiano. E l'italiano è stato sempre quello che si viene forestiere da lontano, si che ha visto tutto il mondo sano, quando viene qui, sa da cavar cappello. Qui, Metastasio, Tasso, Raffaello, Fontan de Trevi, Erpincio, Er Laterano, La Ritonda, San Pietro in Vaticano, Michelangelo, Dante, Machiavello. Oh, e poi non serve mo che te comincio a dirli tutti. Tu, se te l'aggusti, tutti sti uomini qui, vattene al pincio, che lì non c'è da fa tanti misteri. Che quegli uomini, prima d'essere busti, sono stati tutti quanti uomini veri. E che uomini? Soprannaturale. Che il mondo che li invidia e ce l'ammira. E l'italiano c'ha quel naturale che il talentaccio suo se lo rigira. Per ipotesi, vede uno che tira su una lampena e fa mente locale e vede, dice, sapè? La terra gira, ci ripensa e gli scopre il cannocchiale. E quell'altro te vede una ranocchia che era morta, la tocca con zeppetto e si accorge che smuove le ginocchia.
che fa? Te ce congegna un meccanismo. A un altro non gli avrebbe fatto effetto, l'italiano. Te inventa l'elettricismo. Così Colombo, lui, col suo volere, seppe convincere l'ignoranza altrui. E come ci arrivò? Col suo pensiero. Eccola siccome è, dunque, per cui. Risiamo sempre lì. Fammi il piacere. Lui perché la scoprì? Perché era lui, se invece fosse stato un forestiere, che ci scopriva li mortacci sui. E quello invece ti faceva l'incredibile. Che se poi quello avesse avuto appoggi, ma quello ti inventava l'incredibile. Si c'aveva l'ordigni de marina, che si trovano adesso al mondo d'oggi. Ma quello ne scopriva una ventina.